Gesti e parole, Jorge Mario Bergoglio, una presenza originale. Presentazione a Sansepolcro di questa mostra fotografica che già è stata allestita al meeting di Rimini. Lei ha tratteggiato un disegno particolare di Papa Francesco partendo dalle origini, un italo argentino, un fatto spesso sottovalutato questo di Papa Francesco. La formazione di Bergoglio in famiglia è la tipica formazione di una famiglia italiana e questo permette di superare già lo stereotipo del Papa argentino. Sì, è un Papa argentino, ma si nutre profondamente di radici italiane. Io penso che in Italia questo debba far riflettere, no? Nella Nonna Rosa lui ha visto l'emblema della fede popolare. Quando poi negli anni 70 lui aderirà alla corrente della teologia del pueblo, era quella in alternativa alla teologia della liberazione filomarxista, lo farà perché è profondamente convinto che ogni lotta per la giustizia deve partire dalla fede cristiana presente nel popolo. Da lì nasce la passione per la giustizia, per i diritti della gente povera, della povera gente, e non da un progetto astratto e ideologico di giustizia. Ma questo era quello che affermava l'Evangelii Nuziandi di Paolo VI, che è il primo documento che valorizza la religiosità popolare. Ecco, per queste sue posizioni venne tacciato di essere troppo conservatore, oggi se ne parla invece di un papa troppo progressista, questo è il paradosso di Bergoglio. Certamente, in America Latina lui passava appunto proprio per questo suo amore per la religiosità popolare, passava per essere poco moderno. Allora, quando si parlava di religiosità popolare cristiana, non in generale, ebbene si pensava no, bisognava partire dalla sociologia, dall'analisi, da tutto ciò che era moderno, tutto questo sembrava arcaico e quindi Bergoglio si attirò le critiche dei ben pensanti e dei progressisti gesuiti di allora, ma proprio per la sua passione per i poveri, per la giustizia sociale e quant'altro, poi da noi invece Bergoglio appare come un progressista, ma sono categorie che non lo interpretano, che non fanno capire chi è Jorge Mario Bergoglio, perché bisogna andare al di là della categoria del conservatore e del progressista.